questo video voglio mostrarvi un po' come funziona Oltremare e come quando un gioco che avrebbe dovuto avere sistematicamente successo, fallisce. E sì, lo so, anche io sono anestetizzato dal parlare nuovamente di Concord, ma questa situazione ha creato un precedente assurdo. Come sappiamo, Sony ha chiuso i rubinetti di Concord, tagliando le perdite e scappando via come se qualcuno avesse acceso l'allarme antincendio. E Kotaku? Sono tornati alla carica con un altro articolo, sostenendo che i bigotti anti-woke hanno affossato il gioco. Ah, il caro vecchio giornalismo americano. Allora, non credo che molti di voi saranno sorpresi nel sapere che Concord non era esattamente il gioco più amato dell'anno. Certo, c'erano quei pochi coraggiosi che giuravano di giocare fino all'ultimo pixel, sbloccando ogni singolo achievement, ce l'hanno fatta, circa 69 persone. Alcuni si sono persino vantati sui social di aver ottenuto il trofeo di platino. Uno di loro ha detto: "Finalmente ci sono riuscito dopo 60 ore senza dormire e dolore costante, ma ne valsa la pena." Spero almeno che abbia accumulato abbastanza punti fedeltà per un caffè gratis, alla Coop. Ma la maggior parte delle persone, diciamo che non si sono esattamente precipitate a comprarlo. Non è che il gioco avesse centinaia di migliaia di giocatori, eh? Per quel che ne sappiamo, ha venduto circa 25.000 copie. Un numero che, per una società come Sony, fa più pensare a un titolo indie sconosciuto che a un grande lancio AAA. E ora, Kotaku è di nuovo sul piede di guerra, sostenendo che il gioco è morto a causa dei giocatori tossici. L'articolo è firmato da Ethan Getch, che sembra avere un particolare avversione per i gamer. Ma sapete, a Kotaku pare che sia un requisito fondamentale. Dicono che i più grandi fan del gioco stanno celebrando un titolo che tutti gli altri amano odiare. Oh, davvero? Tutti e cinque i fan si sono affrettati a fotografare il loro tempo passato in game, ok? Questo titolo non aveva giocatori, figuriamoci una folla di persone che correvano a ottenere gli achievement. Kotaku ha preso un singolo individuo sui social che ha ottenuto il trofeo di platino e ci ha costruito un articolo sopra. È una tecnica sensazionalistica che molti giornalisti qui in Italia potrebbero insegnare. Ah, ma che dico? In effetti è vero, c'è già lo stesso Kotaku. Invece di ammettere che c'erano persone a cui il gioco non è un piaceva, ci attaccano e ci disminuiscono come videogiocatori, dicendo che i peggiori tipi di persone su internet odiavano questo gioco fin dall'inizio. Citano altri giochi che sono stati massacrati al lancio, come Balan Wonderworld, Babylon's Fall e Gollum, ma sostengono che Concord non fosse un brutto gioco. Dicono che la grafica era di alto livello, il gameplay buono e che molti si sono divertiti. Ho provato Concord durante la beta aperta e avendo giocato a molti hero shooter, posso dire che non mi ha esattamente fatto impazzire. Ma ne abbiamo parlato in un altro video e sembra che non possano accettare il fatto che fosse un gioco mediocre. Ah sì, giusto per info, la nuova tendenza ora è elogiare la fisica dei capelli su Dragon Age Veilguard, come se questa tecnologia non fosse presente già a tipo 20 anni. Personalmente, apprezzavo il sistema di monetizzazione, però preferirei pagare infatti un gioco 40 euro in anticipo senza pass battaglia e microtransazioni. Ma questo era il primo titolo di Firewalk Studios e stavano cercando di competere con giochi come Overwatch, che sono già free to play. Forse non è stata la mossa più geniale. Il gameplay era goffo, il design dei personaggi discutibile e le loro storie erano abbastanza scialbe. Sembrava che avessero messo insieme un gruppo di personaggi dal cestino delle idee scartate. Questo gioco era il loro tentativo di creare qualcosa per il pubblico moderno, ma indovinate un po', queste persone non comprano videogiochi e probabilmente nemmeno esistono. Invece di creare un gioco visivamente attraente, con un gameplay coinvolgente, hanno deciso che sarebbe stato per il pubblico moderno, aspettandosi che arrivassero in massa a comprarlo. È un po' come aprire un ristorante vegano in una città di carnivori e aspettarsi che la gente faccia la fila. Ma ecco, nessuno l'ha fatto. E Kotaku non riesce ad accettarlo. Hanno preso il fallimento di questo titolo sul personale e devo dire che è piuttosto divertente. Potrebbero semplicemente dire sì, alla gente non è piaciuto, ma no, è colpa dei giocatori tossici che si sono rifiutati di giocarlo. Le aziende dicono costantemente: se non vi piace, non compratelo, non vogliamo i vostri soldi. E la gente ha deciso di seguire il consiglio. Ma ora invece è: non l'avete nemmeno giocato, quindi non potete sapere se è divertente. Ecco perché spesso provo tanti giochi e mi faccio del male, per poter dire a questi esperti che sì, a tutti gli effetti l'ho giocato. Pensano che non l'abbiamo provato, ma semplicemente al pubblico non è piaciuto. È semplice. Questo non era un gioco che meritava i nostri soldi. Dicono che molti non l'hanno nemmeno giocato, che la storia più grande attorno a Concord non era che fosse mediocre, ma che fosse una città fantasma. Sì, era una città fantasma, perché nessuno la trovava interessante. Anche durante la beta aperta, che era gratuita per tutti, non c'era nulla che attirasse le persone. È come organizzare una festa e dimenticarsi di inviare gli inviti. Questo è già un segnale che il gioco era un fallimento, non perché i chads tossici su internet si sono rifiutati di giocare,
giocarlo, ma perché semplicemente il titolo non era all'altezza. Hanno anche intervistato alcuni streamer di Twitch che dicevano come il gioco fosse stato mal rappresentato da varie prospettive e che il suo fallimento sembrava inevitabile. Ovviamente hanno tirato in ballo la cultura woke, prendendoci in giro per aver definito il gioco woke, anche se è esattamente ciò che era, visto che si sono vantati dei pronomi prima delle classi. Dicono che c'è stata una quantità di negatività e odio verso il gioco, verso chiunque lo supportasse, verso Firewalk e PlayStation, ed è preoccupante per vari motivi, che sembra più popolare odiare ciò che non piace piuttosto che mostrare supporto per ciò che si apprezza. Beh, quando le aziende cercano costantemente di prendere i soldi dalle tasche e sminuire i videogiocatori, è giusto chiamarle in causa. Se vi piace Concord, beh, fantastico! Continuate a difenderlo sui social, per carità. Se vi piace Firewalk Studios, continuate a parlarne. Ma mentre voi potete supportarli, beh, noi possiamo criticarli. È semplice. È diventato più facile analizzare perché Concord stava fallendo piuttosto che impegnarsi con ciò che realmente era. Il cast colorato di mercenari spaziali ha ispirato paragoni poco lusinghieri con gli eroi di Overwatch, mentre il prezzo di 40 euro è diventato un facile bersaglio per chi considerava qualsiasi shooter competitivo, non free to play, come morto sul nascere. E poi c'era la brigata online di guerrieri anti-woke che ha semplicemente attaccato il gioco per avere un roster diversificato. È perfettamente accettabile avere un cast diversificato di personaggi nel gioco, per carità, ma non possono essere semplici token. Devono essere personaggi ben sviluppati, con storie di fondo solide, abilità interessanti e che abbiano senso nel mondo di gioco. Non basta mettere insieme un gruppo di personaggi colorati e sperare che la magia accada. State semplicemente usando la diversità come scudo contro le critiche legittime, e di critiche Concord ne aveva bizzeffe. Il gameplay non era granché, le mappe erano poco ispirate e per 40 euro non stavano offrendo nulla che altri giochi free to play come Overwatch non offrissero già. Non hanno fatto un lavoro abbastanza buono con questo titolo. Ma ovviamente, solo perché sono così tanto inclusivi, ci danno dei razzisti e sessisti, il che è assolutamente ridicolo. Ma vabbè, mi aspetto questo da una testata come Kotaku. Non è la prima volta che difendono Concord e scommetto non sarà l'ultima. Sono sicuro che nelle prossime settimane o addirittura mesi continueranno a fare del loro meglio per sostenere questo titolo e Firewalk Studios, e probabilmente continueranno a rosicare per il suo fallimento. Ma invece di dire semplicemente «Ehi, a qualcuno Concord non è piaciuto», ma c'erano anche quelli a cui piaceva, hanno deciso di attaccare i videogiocatori per aver criticato questo gioco che alla fine è un titolo mediocre. Beh, detto questo, fatemi sapere le vostre opinioni nei commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like. Se non vi è piaciuto, lasciate un dislike. E vi pongo anche una domanda: secondo voi esistono dei giornalisti o comunque delle testate giornalistiche degne di nota e attendibili da poter seguire? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. E se volete supportarmi ancora di più, esiste il merchandise che trovate qua sotto nella sezione descrizione. Grazie mille del vostro tempo, signore e signori. Io sono Rubugin e noi ci vediamo sul campo.